And well, you'll be someday. La batteria potrebbe andare avanti all'infinito. Grazie al Di Berardino, dico bene? Di Berardino, cognome abruzzesissimo. Abruzzesissimo in tutto il suo talento meraviglioso. Grazie per averci permesso di aprire così la nostra diretta quotidiana. Ormai sembra quasi un piccolo piacevolissimo dovere, perché lo aspettano anche da casa, qui dal Blue Bar Festival a Francavilla al Mare, grazie alla ospitalità, alla cordialità di Maurizio Malabruzzi, direttore artistico, che ci ha sopportato ma anche supportato in tutti questi giorni e ci ha fatto anche conoscere tante situazioni talentuose molto particolari. Allora, Al questa sera è un amico innanzitutto del Grazie. Festival, un passo avanti Al, così ci vedono bene bene da casa, ma è anche un eccellente musicista con un vissuto impressionante. Al è la nostra mascotte, si può dire così. Ormai noi non iniziamo, non facciamo le conferenze stampa, non cominciamo il festival se non c'è Al. E di solito chiudiamo anche facendo suonare qualcosa Al. È sempre una cosa un po' di corsa, devo dire, lo so, però è un affetto forte, sincero, e allora mi piace che Al sia qua. Poi è migliorato, adesso è da solo, ma c'è un altro chitarrista che lo accompagna, diciamo, nel corso degli anni ha ritrovato anche una sua voglia di suonare, diciamo la verità, no? Cioè è passato dalle canzoni un po' così, adesso questo era un pezzo di B.B. King, The Thrill Is Gone, cioè nulla va perduto, cioè capisci com'è la situazione. Questo è il Blue Bar, sai dove siamo? Cioè, ci siamo dentro, siamo all'interno di questo guscio meraviglioso che è il palco del Blue Bar, un palco che ha delle dimensioni impressionanti, passano strumenti sera dopo sera differenti, bellissimi, e la tentazione di moltissimi, Maurizio e caro Al, è di andare appena finisce il concerto a suonarli, a provarli, a toccarli. La tentazione non è soltanto mia, quindi. Là dietro c'è un organo Hammond con un Leslie, è una delle macchine della musica soul più importanti, cioè quello strumento là, suonato da chi sa suonarlo, e chi lo suonerà stasera sarà Pandervis, un suonatore, tra virgolette, eccellente, perché ha suonato anche con Aretha Franklin. Ecco, quel signore che vedrete dietro quell'organo questa sera è uno dei più grandi organisti Hammond del mondo. Quindi non voglio dire altro, no? Quindi la voglia di provarci ci sarebbe, sinceramente ci sarebbe. Tu ci hai fatto iniziare con le note della voce di Al, le vibrazioni della voce di Al, che è la vostra mascotte, ma forse molte. Vieni qui, sì, B.B. King ci ha. B.B. King, The Thrill Is Gone. Thrill lo ricordava anche Maurizio. Maurizio, e thrill inteso non come brivido da freddo, perché non c'è da fare freddo questi giorni, brivido come brivido sentimento che all'uomo nasce, quel brivido quando si innamora di una donna. Ma da quanti anni fa musica Al Di Berardino? Certe volte uno dice, ma perché devi dire la musica per dire anagraficamente i tuoi anni? Comunque 55 anni, dal 1966, Piper Club di Roma con gli Angeli. Olè, non anagraficamente intendo, come vissuto, proprio l'esperienza, la vibrazione, le sensazioni che la musica trasmette. Quello che qui al Blue Bar abbiamo conosciuto in questi 5 giorni, 5 esperimenti totalmente diversi, lo ricordiamo per chi non ci fosse stato, non sapete cosa avete persi, perché anche chi passava qui velocemente per dire, oh, vabbè, fermo un minuto, do un'occhiata, ascolto un po', rimaneva fino alla fine. Si sono create situazioni da migliaia e migliaia migliaia di persone. Siamo contenti, è andato tutto bene, e questa sera io starei in piazza. Non voglio dire altro, però questa sera starei in piazza, intorno alle 10, intorno alle 22, io mi farei vedere dalla piazza Sant'Alfonso, piazzale Adriatico, ci potrebbe essere qualche sorpresa, non vorrei dire altro. Ha qualcosa a che fare con i motori, ma mi fermo là, non diciamo altro, perché sappiamo che il protagonista ad aprire il palcoscenico sarà Vincenzo Icastico questa sera. Posso presentartelo? Ma certo, assolutamente sì. Giovanissimo, lo abbiamo visto e sentito provare, ben arrivato qui su Rete 8. Hanno detto di te meraviglie. Saranno sbagliati. Come è possibile? Lui e i suoi amici, no, scherzo. Siamo tutti molto curiosi di ascoltarti dal vivo, perché sei già molto apprezzato in quel della capitale a Roma, però vogliamo che anche il Blue Bar e tutto il pubblico che ci segue adesso su Rete 8 in diretta in questa anteprima ti conosca.
Allora, io intanto sono contentissimo di aver avuto l'opportunità di partecipare a questa manifestazione. Questa è una zona in cui io ancora non ero arrivato e diciamo che di solito mi muovo in modo un po' più circoscritto, invece qui sono arrivato col botto e in una manifestazione bellissima e per me è veramente un'emozione unica e sarò sempre debitore a questa manifestazione e allo staff che mi ha fatto sentire a casa dal primo momento, veramente sicuramente, però è una delle esperienze artisticamente parlando più belle. Poi ancora devo suonare, quindi insomma. Qual è qualcosa al soundcheck che abbiamo sentito? Abbiamo già ascoltato chi ti ha a sua volta ascoltato, quindi i resoconti non vengono da una turista di passaggio, vengono da persone che vivono in queste cose, a parte gli scherzi di Maurizio, c'è anche tanta gente estremamente critica e di esperienza al Blue Bar, quindi se di un giovane parlano così, ragazzi, io mi fido. E mi fido anch'io, però insomma questa cosa aumenta anche un po' la tensione, no? Noi siamo molto carichi, io sono molto carico, i ragazzi che mi accompagneranno questa sera siamo molto carichi e stiamo per dare il 200%, perché veramente per noi è una cosa bellissima, meravigliosa. E poi ci si divertirà tantissimo anche nella seconda parte del concerto, perché qui arriva un gruppo così, tanto per, cioè The Original Blues Brothers Band. Sì, noi anche quello abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci con là, abbiamo fatto anche un viaggio in pullman insieme, cena, sono stati anche loro meravigliosi, deliziosi alla mano, poi siamo ammazzati dalle risate, è stato... Sai qual è il problema? È che più sono bravi, più sono conosciuti e meno problemi danno, in genere, i musicisti è così, questo è così, più senti che c'è qualcosa che non funziona, posso dirlo, più senti che c'è qualcosa che non funziona vuol dire che non funziona qualcosa, se invece c'è una... siamo qui per suonare. Ci vogliamo divertire, vogliamo dare la nostra espressione, la nostra musica. Quando comincia ad esserci le regole, vuoi entrare, vorrei uscire, vorrei fare, c'è qualcosa che non funziona fino in fondo, non c'è la tranquillità del suono. I Blues Brothers sono venuti da Los Angeles, sono venuti apposta a Francavilla a mare, capisci quella cosa, che da Los Angeles, io non vedo l'ora questa sera di dire From Los Angeles, California, The Blues Brothers Band. Io ho fatto questo lavoro solo per questa cosa questa sera. Cosa avrei dato per vederti fare questo lancio vestito come Blues Brothers e con il passo... Se rimediamo una giacca, una cravatta. A cravattina, gli occhiali ce li ho. Senti, poi un'altra cosa, ecco gli occhiali, se qualcuno ci sta seguendo in questo momento e sta per arrivare qua, non dimenticate gli occhiali da sole scuri, sono obbligatori per i Blues Brothers, mi raccomando, è una richiesta che abbiamo fatto già assolutamente. Niente, fuori. Ti presto i miei. Fuori, niente, non si può suonare allora. È un piacere, arrivederci. Arrivederci, grazie. I castico venga qua, perché questa macchina organizzativa ha funzionato con uno staff numeroso, ci sono sì i vertici, il consiglio direttivo, tutto quello che c'è in un'associazione che si rispetti, ma c'è gente che dall'alba al tramonto e oltre, non si ferma un secondo, ad esempio questo signore che sta da quella parte, giovane, sì, vieni. Sì, sera in diretta, va bene così, non c'è problema ragazzi. Ora lo vedete composto, ordinato, con una vaga somiglianza con Christian De Sica anche nel modo di porsi verbalmente, a parte gli scherzi. Lui non si è fermato un secondo, Roberto Di Nardo, Daniele, non si è fermato un secondo e controlla le slide, che tutto funzioni, che sia tutto collegato, che la parte commerciale sia contenta, che gli artisti siano contenti e che Maurizio sia contento. Tu quando sei contento? Io sono contento quando lo è il direttore, innanzitutto, perché in realtà il mio compito sarebbe quello di assistere il direttore Malabruzzi, con piacere, con enorme piacere, no, poi è vero, insomma, al di là di tutto, però poi mi devo occupare di tutto, perché come ben sai la nostra organizzazione facciamo un po' tutti quanti quello che serve, tanto è quello che serve, però lo facciamo con piacere, lo facciamo per la nostra città, che gli vogliamo bene, e abbiamo raggiunto un buon livello secondo me. E spero che questa è una cosa che ci può dare solo l'esperienza, che è l'unica cosa che non si può comprare, no? Quindi ci vuole soltanto del tempo, però siamo contenti. Lo siamo anche noi, perché in questi giorni abbiamo vissuto delle situazioni differentissime tra di loro, dalla prima sera Beat, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli con l'orchestra del maestro Leonardo Quadrini, che ha reso ancora più interessante tutto quello che accadeva qui, e poi loro che hanno lavorato anche insieme, tra l'altro, non se lo aspettava nessuno. Voglio prendere il tuo lavoro.
sta arrivando la banda. L'abbiamo sentita, spero che qualcosa arrivi, perché qui questa sera a Francavilla siamo in diretta, c'è anche la processione di Sant'Alfonso, siamo in piazza Sant'Alfonso e ci ospitano loro. Il destino si accanisce, no? Lo sai che il destino si accanisce. Allora, noi stasera celebriamo i Blues Brothers. I Blues Brothers hanno proprio il loro suono all'interno di una chiesa. Esatto. E dentro questa chiesa John Belushi, cioè... è programmata a questo orario e vogliamo rispettarlo. Da caso la... E che dica: ho visto la luce, ho visto la luce, e continua a fare capriole. Metteremo una vetrata qua dietro. James Brown sul palco. Esattamente, quelli ci sono i Blues Brothers. Poi tutto lo staff a fare quello che facevano nella chiesa i ballerini e i cantori, ovviamente, uguale. I castico, potrebbe fare lui James Brown, vedi? Va bene, sì, come no. È uno dei miei miti, irraggiungibili, però insomma. Il mito deve esserlo, assolutamente, per avere allora, sempre questa energia. Secondo te, dobbiamo fermarci o possiamo continuare a parlare? Finché non ci guarderanno di traverso, sì, stanno avvicinandosi anche tanto, noi non diamo fastidio a loro in questo momento, il pubblico ci scuserà da casa, ma stiamo osservando la processione di Sant'Alfonso che sta rientrando verso il portale principale della chiesa di Sant'Alfonso, che è alle spalle del palcoscenico, quindi tutto assolutamente in diretta, quindi non mente, non c'è trucco, non c'è inganno, assolutamente. Per fare il riepilogo delle serate, intanto ci permettono di andare ancora avanti, si sente il suono. Ancora una cosa, scusa, sulla banda, che io, questa cosa mi appassiona, si è capito? Un po'? Un pochino, sì. Allora, prima c'erano i Blues Brothers che, che suonavano qua con la sezione di fiati che qua dietro, e loro facevano il controcanto sotto il cortile. Io l'ho trovato una cosa fantastica, cioè mentre i Blues Brothers suonavano, interpretavano i loro brani più famosi, la banda di Sant'Alfonso dava il controcanto. Io lo trovo un'espressione meravigliosa. Hanno partecipato in maniera spontanea. Questo vuol dire che i musicisti, anche spesso giovanissimi della banda, hanno un cuore che vibra con il blues e con il soul. Stiamo benissimo. Mancava un po' il... La grinta? Ecco, diciamo, cioè... un po' scolastici. Sì, ma sono ragazzi, però, sono giovani, quindi va bene così. E poi la serata club di ieri sera con Nada e Gino Paoli, hanno cantato tutti, anche se c'erano arrangiamenti particolari e insoliti. Non c'era una persona che non abbia, che non ha partecipato, assolutamente. Senti? Dovremmo... Tu dimmi che cosa dobbiamo fare. Io sono... Non abbiamo programmato nulla, sta succedendo così come lo sentite e lo vedete. Siamo qui. Daniele Di Nardo mi dice, mi conferma che si è occupato lui di questo tempismo. Sembra tutto casuale. Allora, Daniele, intanto io ti ringrazio, tu porta il nostro ringraziamento a tutto lo staff. Assolutamente, grazie a voi per la copertura che ci avete dato, siete stati gentilissimi, professionali, niente da dire. Namaste a tutti quanti. E questo è solo l'inizio, perché trovata questa affinità, chi può dirlo? Senti, Al di Berardino questa sera sul palco eseguirà anche qualcosa? Stiamo studiando, però è sempre blues, anche perché questa sera il Blue Bar diventa la Blues House, la casa del blues, tutto blues. Si fa il pieno di blues, io lo farò il pieno per tutto l'anno e quello tengo tutto l'anno. Allora, la sorpresa non la riveliamo perché poi il direttore artistico decide, lasceremo l'inizio a Vincenzo Icastico, che è bello, pronto, carico, live. Devo solo cambiarmi. Hai visto? Notare la maglietta che indossa? Notare la maglietta? Mi ha regalato la persona che mi ha insegnato tutto quello che so sul blues, che è il mio armonicista e press agent, che farà anche uno special guest questa sera. E è un regalo proprio suo, quindi ci tengo particolarmente, è un grosso simbolo per me. Destino nel destino. Niente, siamo nelle mani del Signore, si dice così. Siamo in missione per conto di Dio, come raccontano loro nel film.
Beh, signori, a questo punto qui si sta preparando tutto quello che precederà il concerto in Piazza Sant'Alfonso. Alle 21.30 si aprono anche un po' prima i cancelli per chi ha acquistato il biglietto, per chi ha acquistato il suo posto a sedere. Ci sarà ovviamente tanta gente anche al di fuori dei cancelli. Vorrei ricordare una cosa, anzi forse la più specifica, Daniele. C'è un parcheggio per chi ha il biglietto e l'abbonamento. C'è un parcheggio specifico, basta esibire il biglietto o l'abbonamento. C'è un parcheggio poco distante da qua, quindi anche per chi gratuito, per chi viene con l'auto, quindi c'è un servizio ancora ulteriore che può essere d'aiuto. Ecco, ricordiamo bene dove, Daniele? Vicino alla piscina ex comunale, perché è stata appena venduta, ma è proprio qui su via Maiella, quindi a pochissimi metri dall'asterope. Quindi possono parcheggiare lì esibendo l'abbonamento, il biglietto, e possono parcheggiare lì tranquillamente. Un servizio in più che avete voluto e saputo dare, grazie a voi ragazzi. Noi ci vediamo sul palco più tardi, aspettiamo la tua dissertazione, però io vorrei che anche voi con i messaggi sui social, anche sul sito di Rete 8, mandaste tutte le sollecitazioni necessarie, e ti vorrei vestito come i Blues Brothers. Adesso vado a comprare. Non ti preoccupare, tranquilla, ci siamo. Grazie Maurizio Malabruzzo. Grazie a te, no, si scherza, si alleggerisce, insomma, il caldo c'è, facciamo finta, cioè, però va bene tutto, ci siamo. A tra poco. Viva il blues!